molto male, chiede il cambio Ranocchia. Angelo Radice a bordo campo. L'ho visto. Aveva il peso dell'altro. Inzaghi ha provato a dirgli cerca di scaldarti velocemente. Marchizza non gli concede il fondo, ma se lo trova lo stesso il fondo Dumfries con un bel 1-2 con Vidal. Va sul fondo a crossare. Bella! Di rigore. Vola Sanchez a prenderla. Ancora il Ligno, ancora il San Siro. No. Come 7 giorni fa, minuto 13, per l'Inter. Costruzione perfetta, no, su questa fascia. Per me sentire il cantare Napoli come ti come per te che certi brucoli e quello ti tornare indietro, ma fai conto quanto l'hai fatica. Tocco corto per Cutrone. Ti do una cosa pratica, anche Di Marco, bene Cutrone, passaggio intercettato accidentalmente. Sai da chi? Fatti la chiaretta. Nell'arrivare in porta qui Bairami con l'esterno va da Cutrone, gestisce palla Cutrone, vuole calciare col sinistro, deviato, diventa buono per Aslani che la rimette al centro, Bairami controlla col petto, poi calcia e fa 1-1 il pareggio di Bairami al minuto 61, parità a San Siro. L'ha fischiato subito Sacchi, ma dopo sì. Ma come che rigore? Scusa, ma a me sembra che sia il braccio. Ma no, ma l'ha visto male, ma l'ha visto male. Braccio sinistro che era attaccato al corpo, il gomito. Io dall'alto sembrava avesse avuto, diciamo, una sbracciata ampia, ma non sembrava avesse lottato la palla. Dentro per Aslani che prova a girarsi, D'Ambrosio lo chiude, evita l'angolo, sì, fallo laterale, Angelo Radice. Elettrica la panchina dell'Inter con Inzaghi arrabbiatissimo, soprattutto con chi è entrato proprio poco fa perché vuole maggiore aggressione. Occhio a Cutrone! Ma io non ci credo. 2-1 per l'Empoli, autogol di Rado dopo la traversa, ma poco cambia. Ancora Cutrone, giustiziere dell'Inter, come nel derby ai tempi del Milan. 2-1, adesso sì, per davvero e senza VAR. La rimessa. Sono in 75. Torna sui suoi passi, va col sinistro, ma che grosso è, dentro, facile per la difesa dell'Empoli, però Magnoli allontanare, c'è ancora Niccolò Barella che ripropone il tema per l'Inter, di nuovo Cialanoglu, alza in aria, c'è Ranocchia, c'è Dzeko, c'è Dumfries, quasi si ostacolano, Ranocchia potrebbe calciare, Ranocchia, ci sono 5 di recupero per l'Inter che aggancia la partita all'ultimo secondo prima del recupero, una Ranocchia che se ne è mangiati due facili e ha segnato quello più difficile. Questo è un grande gol, questo è un grandissimo gol, è stato bravo, ha aspettato, poi c'è la Nonglu, inventa una palla dove spazio non c'è, e infatti spazio non c'è, poi Dzeko torna al recupero, c'è la Nonglu di prima per Sanchez, Sanchez aspetta, tira movimento da parte di sì! Stefanino con yes! Piede in partenza e Sensi che ribalta l'Empoli e Sensi che segna il 3-2, è l'Inter che passa in vantaggio con Stefano Sensi. Il calcio è veramente un mistero, questo anche questo è un grande gol, perché se lo analizziamo va a calciare benissimo. Deve esserci recupero, l'Inter fa palleggio, l'Empoli non ce la fa più, vediamo se fa finire questa azione Sacchi dell'Inter, fischietto in bocca e triplice fischio per il direttore di gara con tanta fatica. L'Inter vince 3-2, decide l'uomo meno Grazzoli, atteso Grazzoli, te rocchi coglioni stasera.